13.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore contro i 15.000 di una settimana fa. I numeri della pandemia iniziano a confermare la frenata intravista qualche giorno fa, anche se i numeri dei decessi, 93 oggi, continuano ad essere alti. Le strutture sanitarie non mostrano alcun segno di sofferenza, ma i virologi tengono d'occhio con estrema attenzione, in vista dell'ondata autunnale, le mutazioni del virus. Siamo in una fase di transizione tra la pandemia e l'endemia, ovvero la convivenza con questo virus Covid, che continua a evolvere per sopravvivere, perché in pratica ha già infettato tantissime persone e tantissime persone nel mondo, in particolare in Italia, si sono vaccinate, quindi in qualche modo ha bisogno di modificare le sue sembianze per poter continuare il suo lavoro, che è quello di replicarsi e di infettare altri. Il virus si replica, quindi cambia in modo casuale per sopravvivere, cercando una mutazione più efficace per diffondersi e quindi contagiare il più possibile. Normalmente questa evoluzione tende a rendere il virus sì più contagioso e schivare le difese immunitarie di precedenti infezioni, ma rabbonirlo via via, perché è tutto interesse per il virus rendere questa possibilità di convivenza con l'ospite. Quindi di fatto noi dobbiamo rinforzare le nostre difese immunitarie e l'elemento importante è una ripetizione nel tempo di una vaccinazione via via aggiornata come composizione rispetto alle varianti che circolano attualmente e che circoleranno nel futuro. Resta quindi fondamentale la vaccinazione, unico strumento in grado di evitare la forma più grave della malattia, soprattutto nei più fragili.